coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia! Alleluia! Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, che era la moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Ecco, da questo Vangelo vogliamo prendere un aiuto per il nostro cammino. Innanzitutto, e questa curiosità su Gesù, chi dice una cosa, chi dice un'altra, anche Erode ha le sue idee,
Questo capita, è capitato sempre e per noi è anche l'invito a conoscere sempre meglio Gesù. Noi siamo cristiani da tanto tempo, ma abbiamo questa grazia di poter conoscere sempre meglio Gesù, perché Gesù, essendo Dio, è un mistero infinito. Non so se vi è mai capitato di sentire questa battuta tra gli sposi. Da tanti anni sono con mio marito, ma ancora non lo conosco. O viceversa, no? Se c'è questa cosa. Perché? Perché le persone, anche umane, sono un mistero infinito. Perché noi siamo immagine di Dio. Ma questo è molto, vale molto di più per Dio stesso. Quindi nell'amore per Dio andare sempre avanti, c'è sempre qualcosa da conoscere meglio. E poi osservate cosa succede qui, che Giovanni ha fatto la sua grande testimonianza verso Erode, verso tutti, perché era un uomo di grande coraggio e per questo aveva anche l'odio di Erodiade e anche di altri, e lo mettono in prigione. Osservate come qui Marco fa un racconto un po' curioso, Matteo, scusate, e dice, no Marco, il Vangelo di Marco stiamo leggendo, dice che venne il giorno propizio, quando fecero sto banchetto, questa ragazza danzò così bene, affascinò, e quindi in pratica fu decapitato. Voi, se aveste fatto questo racconto, l'avreste introdotto così come giorno propizio? Era veramente un giorno propizio? Propizio per chi? Apparentemente è un giorno propizio per Erodiade, che odiava Giovanni Battista. Chissà quante volte aveva chiesto Erode di farlo fuori, ma lui era timoroso perché sapeva che era un santo. E quindi non gli dava retta, però per Erodiade arriva il giorno propizio, che Erode molto si compromette con questo giuramento, eccetera eccetera, dimmi quello che vuoi, te lo darò, eccetera. Poi si pente, però si vergogna di andare contro la parola data davanti a tante persone e lo fa uccidere. Quindi apparentemente il giorno propizio per Erodiade. Lo stesso che succede a Gesù quando nel giardino viene e vengono a prenderlo. E l'Evangelista dice: è la vostra ora, è l'ora delle tenebre. Ecco, però nella dinamica del Vangelo si capisce anche un'altra cosa, che questo è un giorno propizio anche per Giovanni, perché rende la testimonianza suprema della sua fedeltà a Dio verso il suo sangue. Se questo non fosse avvenuto, Giovanni non sarebbe ricordato così nella fede cristiana da 2000 anni, come uno che è stato coraggioso e anche ha testimoniato con la vita. Ecco, quindi anche nelle ore buie della storia c'è un doppio significato, quello che viene dal mondo, che ci fa soffrire, incomprensione, eccetera, eccetera, però poi c'è quello che viene da Dio, che si serve di queste vicende dolorose affinché noi possiamo dare una testimonianza più grande a Lui. Ecco, e un'ultima cosa volevo dire è questa: perché Erode fa questo delitto, questa cosa bruttissima? Non solo uccide una persona innocente, uccide, si potrebbe dire, il più grande apostolo dell'Antico Testamento. Perché? Per rispetto umano. Perché non vuol fare una figuraccia davanti a tutti i commensali. Questo è un messaggio anche per noi, che dobbiamo lottare a volte noi per compiacere delle persone, per non saper dire di no, non ci comportiamo proprio bene. Allora Gesù stasera viene in noi anche nella Santa Comunione per aiutarci a avere il coraggio
di essere fedeli a lui anche controcorrente, anche questo, anche se ci può attirare la disapprovazione, a volte le male parole, ingiuste parole di qualcuno. E concludo con una frase di Chiara Lubi che insegnava ai suoi: dobbiamo avere rispetto di Dio, non rispetto umano. Così saremo liberi nel fare il bene, anche se a volte dobbiamo pagare un prezzo. Così sia.